Ancora buon venerdì mattina, torna Onde Radiose ed oggi una puntata speciale perché può darsi anche che qualcuno riviva qualche bel ricordo, perché andiamo avanti a conoscere quella che è la storia delle radio libere, quella che è la storia di Radio Smeralda e soprattutto dei primi grandi DJ che hanno segnato appunto la storia anche e soprattutto della nostra emittente. Oggi abbiamo qua con noi colui che davvero segnò un'epoca con la sua trasmissione, anche perché c'erano tanti fattori che congiunti hanno dato un grandissimo successo a quello che era un programma di dediche e richieste che si chiama Musica Amica. Siamo a fine anni 70, comunque i primi anni di Radio Smeralda. Buongiorno a Roberto Tonelli, in arte Marles, ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Marles, il re assoluto indiscusso quegli anni delle trasmissioni con richieste, no? Questo lo possiamo dire. Musica Amica davvero spopolò in quegli anni. Sicuramente sì, l'ascolto della mia trasmissione era veramente altissimo, perché l'orario, diciamo, dalle una, quando rientrava poi la gente dal lavoro, da scuola, i ragazzi, le ragazze, e questa novità della dedica fatta via radio, sentirla via radio, era una cosa nuova, unica, che prima non c'era in pratica. Una trasmissione appunto Musica Amica che aveva quindi, diciamo, prima tanti elementi, no? Il fatto della novità innanzitutto, quindi chiaro, della radio, la radio nata da pochissimo, questa novità anche del programma in sé, l'orario strategico, esatto. E da lì sono venuti fuori anche i numeri record, perché Paolo Casisa racconta nel suo libro addirittura di 240 telefonate arrivate in 2 ore, una ogni 30 secondi, sì, praticamente. Sì, era una trasmissione fatta insieme a Francesco Boiani, che in pratica risultò veramente una cosa notevole per quel periodo, diciamo. Avevate una centralinista, una persona addetta? Sì, no? Eleonora Della Santa, ricordo benissimo, che appunto faceva, lei prendeva le telefonate e queste dediche e richieste. E quindi c'era bisogno di una figura così, perché pensate, era il periodo natalizio, tra l'altro, mi dicevi più o meno, quindi ancora più gettonato, un elemento in più. 240 telefonate in 2 ore, la matematica non è un ombrello, come si dice, sono una ogni 30 secondi. Quali erano le richieste principali, soprattutto per il fidanzatino, la fidanzatina e quant'altro, oppure anche... Ma musica attuale di quel periodo, chiaramente, ma addirittura anche si parlava di Romagna Mia, e canzoni, insomma, di persone anziane che volevano la musica liscio e queste cose qua. Marles spopolò soprattutto tra le ragazze e le ragazzine, perché c'era questa nuova figura, no? Del DJ, questa voce, che poi la radio ha questo fascino, no? Sentire la voce e provare a fantasticare dietro la persona, però soprattutto il fattore trainante è stato questo programma che dava voce a quelle che erano le richieste da casa. Innanzitutto il nome, come mai Marles? Da Roberto Tonelli a Marles? Me lo sono inventato da piccolo e ho nome e cognome, e Marles mi è rimasto per questa cosa. Quindi un nome d'arte, nato in tempi inventato, che non sospetti, sì. Se vogliamo. Dicevamo, grande successo tra le ragazze, ormai lo possiamo dire senza alcun tipo di problema, lettere di ragazze che ti volevano conoscere, anche addirittura a programma finito, perché poi dopo tu sei partito per il militare, la tua avventura è finita. Certo, veramente. Grande successo, ruba cuori? Ma ruba cuori. diciamo che avevo una voce particolare, mi dicevano che avevo una voce calda, che attirava, non so, attirava le ragazze, non so. Qualcuno ne hai anche incontrata? Hai voglia. Quindi arrivavano lettere alla redazione di Radio Smeralda per conoscere Marles. Esattamente, sì. E tu qualcuno l'hai anche incontrata. Beh, certo. Voglio dire, hai fatto bene comunque, sì, anche perché all'epoca avevi 18-19 anni. L'età giusta. L'età migliore, chi non te lo faceva fare. E, tra l'altro, oltre alle lettere ci sono anche delle poesie, no? Delle poesie che tu ricordi con grande piacere. Iniziamo, certo, da quella di un'ascoltatrice, vogliamo iniziare da quella del mitico Aladino Mancarelli, quella che preferisci, perché è indifferente. Iniziamo da Aladino, dai. Aladino, sì, chiaramente. Una figura indimenticata, esatto, indimenticabile. Sono poesie in dialetto fanese, lo diciamo, però sì, siamo tutti di Fano, quindi tutte le capiamo. Sentite che bella, sentite che bella questa di Aladino. Allora, tutte le sere tra lume scur c'è Marles, dritto e dur, che vien giù da via Podgora a pedai contro la bora. Quando arriva sulla liscia, slonga il col come una biscia e poi guarda de qua e de là per cercare di traversà. Pusse una giornata calda, lui sta sempre all'Esmeralda, perché sa una canzonetta, lui sa tira una caretta dei ragazzi innamorati, che perfino dal prelat viene in cerca del DJ che te fa argirei budei. Firmato
poco po' di meno che alla Dino Mencarelli, davvero, davvero stupenda. Tra l'altro Marles ci ha portato qua un ricordo, i primi adesivi di Radio Smeralda con il primo stemma, che con non il balenottero, con il balenottero con le cuffie su, esattamente, veramente molto molto carino. C'era anche il vecchio numero di telefono, quindi davvero un bel ricordo, un bel cimelio. L'altra poesia invece un'ascoltatrice, addirittura un'ascoltatrice, mi sembra che si chiamasse Maria, la voglio ricordare così, e la leggiamo. Pua luna arriva Marles por fiulin, che anche Malù presti al porta in via. NDR dovevo partire per fare il militare. El volne tut, pu m'han det che piculin, è proprio vera, ma me l'ha detto la sia. C'ha una voce che incanta tutte le donne, sa che la musica mica c'ha indinat. Lu, San Valser, conquista anche le non, e sart manda, su, telefonat. Mo corren tutti chi ragazzi, n'è mai stufi, per la canzone che vlet, anda a cercà, ivria vedai, quan saran buffi. L'ora ma tutti vrien a contentà. Certo, qualche volta se richiedet una canzona, l'ora ve dicen, ci dispiace signora Lorella, l'abbiamo trasmessa proprio un'ora fa, e ve tocca sentì proprio quella de Marcella. quindi questa è una, sì, un bel omaggio da parte di uno, suppongo che siano bei ricordi comunque sia, no? Sono tantissimo, passati, guarda, quasi 30 anni, ancora ho la pelle d'oca di questi ricordi. Ci credo, piacerebbe un revival, rifare anche per un giorno Musica Amica, vedremo, sarebbe però un'idea, perché sento che tanti DJ, personaggi che abbiamo conosciuto qua, poi ho avuto modo di conoscere personalmente, mi hanno appunto manifestato la loro intenzione, la loro nostalgia per la radio. Questa Onde Radiose, diciamo, riporta in auge un vecchio amore. Siamo quasi in chiusura, ricordiamo la tua avventura a Radio Smeralda con Musica Amica è durata un paio d'anni, no? Quindi sì, più o meno, esattamente, poi... poco più, diciamo, perché poi chiaramente il lavoro, ho trovato lavoro da altre parti, quindi si è conclusa lì la cosa. Ovvio, dopo la vita ha preso una piega diversa. Tra l'altro, ve lo possiamo anticipare, perché poi ritroveremo Marco Ferri, che ripropose una trasmissione di dediche, perché si chiamava Baci e Schiaffi, che poi anche quelli della mia età vanno a ricordare, perché poi dopo la radio invece cambiò fisionomia. Abbiamo sentito anche con Valentino Valentini, prese una linea più politica, al di là del fatto che poi il vero boom delle richieste ci fu in quegli anni, per poi essere ripreso negli anni 90. Quindi davvero tante tante belle emozioni. Chiudiamo con la canzone scelta da Marles. Sapete che ogni venerdì Onde Radiose la chiudiamo con una canzone scelta dal nostro ospite, che oggi va a trovare delle note che anche i più giovani ricordano, perché hanno ritrovato poi negli anni con una cover fatta da Marina Rey. The Real Thing, You to Me Are Everything. Perché questa canzone? Perché era la sigla di Musica Amica. Ah beh, addirittura la sigla, quindi non potevamo essere più sul pezzo. Grazie Marles, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci, a presto. E buon ascolto a tutti voi con Onde Radiose, torniamo venerdì prossimo. Stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything. The sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. So far apart. Maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything. The sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste.
just you.